Ciao a tutti, benvenuti su Fabio Slab. Oggi una rivisitazione di un classico della cucina italiana, l'aglio olio peperoncino. Gli ingredienti in questa ricetta sono gli spaghetti, dell'aglio fresco, del peperoncino disidratato, un peperoncino fresco, del pane grattugiato, del prezzemolo tritato, un po' di panna, olio, sale e pepe. Procediamo col prepararci la base dei nostri spaghetti. Iniziamo dal pelare l'aglio. Togliamo la buccia. Due spicchi verranno tenuti per la salsa, mentre un altro spicchio verrà utilizzato per il pane grattugiato da mettere sopra i nostri spaghetti. Perfetto, spostiamoci nell'angolo cottura. Bene, nel nostro angolo cottura abbiamo messo dell'acqua e sale a bollire, ovviamente per cuocere i nostri spaghetti. In una padella utilizziamo l'olio. Il nostro peperoncino ne prendiamo due, li sbricioliamo con le mani. Poi perfetto, una quantità più che sufficiente. Prendiamo il nostro spicchio d'aglio. Lo apriamo a metà, per renderlo più digeribile togliamo l'anima interna, lo lasciamo pure a pezzettini, abbastanza grossolani che dopo lo toglieremo. Accendiamo il nostro fuoco. E lasciamo scaldare il tutto molto leggermente. Aggiungiamo un altro po' di olio. Nel frattempo, in un altro pentolino, uniamo la panna e l'aglio. Senza mai farli bollire. Tagliamo solo la metà. Lo lasciamo che prenda un leggero bollore, mai troppo forte. Perfetto, il nostro aglio peperoncino si sta inseparando l'olio della padella. Lo potete vedere, si sta insaporendo bene il nostro olio. Perfetto,
Perfetto, adesso possiamo spegnere. A fuoco spento lui proseguirà a rilasciare nell'olio tutti i profumi. Attendiamo che bolla l'acqua della pasta e poi passiamo alla cottura anche della pasta. Finché la nostra pasta si cucina, prepariamo la base per la decorazione del nostro piatto. Utilizzeremo il nostro pane e il prezzemolo. Allora, aggiungiamo il nostro prezzemolo, due peperoncini tritati finemente, mettiamo tutto nella ciotola, condiamo con dell'olio, abbondante olio, sale, pizzico di pepe e mescoliamo tutto. Cerchiamo di creare un pane bello ricco. Mescoliamo bene, che si insaporisca. Se vedete che manca olio, aggiungete un altro po'. Perfetto, il nostro pane saporito è pronto. Molto bene. Ci prepariamo anche a fettine questo peperoncino fresco. Ci servirà come decorazione. Eccolo qui. Teniamo qui intanto, eccolo qua. Perfetto, controlliamo i nostri spaghetti. Sono quasi pronti. Nel frattempo abbiamo la salsa che ha sobbollito, la panna si è ritirata e ha buonissimo profumo di aglio. Questo ci darà la componente cremosa sui nostri spaghetti. Ora attendiamo solo la cottura della pasta. I nostri spaghetti sono pronti, lasciamoli belli al dente. Spegniamo, se no non sentite nulla. Sì, sono belli al dente. Li scoliamo. Eccoli qua. Perfetto, così mantengono anche un po' di acqua di cottura. Benissimo, accendiamo il nostro fornello e proseguiamo, portiamo a termine la cottura direttamente in padella con un po' di acqua. Guarda qui. Se vogliamo possiamo anche togliere, se ci dà fastidio, l'aglio. A me piace molto, però se a voi non piace l'aglio cotto lo togliamo. Eccolo qua. Spalleghiamo bene, se vedete che manca un po' di acqua di cottura la aggiungete. Eccola qui, un altro po'. Insaporire. Come potete vedere la salsa è perfetta, adesso vedete la consistenza che ha. Perfetto, ecco un altro spicchietto d'aglio. Thank you.
Benissimo, siamo pronti per passare all'impiattamento dei nostri spaghetti aglio, olio e peperoncino. Perfetto, possiamo procedere con l'impiattamento. Come potete vedere abbiamo i nostri spaghetti. Con l'aiuto di un mestolo cerchiamo di fare un nido. Eccoci qua. Lo disponiamo sul piatto. Qua. Perfetto, aggiungiamo la nostra crema d'aglio che avevamo preparato precedentemente. Benissimo, il nostro pane croccante, e il nostro peperoncino a Vienna. Un filo d'olio crudo. Un po' di prezzemolo, ed eccoci, questo è il nostro spaghetto aglio, olio e peperoncino. La ricetta è conclusa, spero che vi sia piaciuta, vi invito a mettere un bel mi piace, a iscrivervi al canale e attivare la campanella per seguirmi, per avere gli aggiornamenti sui nuovi video. Con questo vi saluto, a presto al prossimo video, ciao!